Bentornato. Oggi è mercoledì 23 marzo 2022. Ti auguro una buona giornata. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Tensione mascherata dietro una facciata impenetrabile. La tensione c'è, ma solo mattutina. Vi svegliate male dopo una notte irrequieta, ma recuperate in fretta, non appena la luna, prima penalizzata dal cupo Saturno, forma un trigono confortante con gli acquatici Mercurio, Giove e Nettuno. Grazie a loro perdite quell'aria aggrottata, per vestirvi di un sorriso dolce e misterioso. In pole position l'amore, al partner pensate giorno e notte, coccolandolo se è vicino a tiro di bacio, rimpiangendolo se lo avete perduto a causa della vostra insana possessività. Momenti indimenticabili anche coi puppi, attraverso i cui occhi riscoprite le piccole meraviglie del mondo. Musica, arte e natura il filo conduttore. Pericolo per le coppie, soprattutto quelle di vecchia data. L'amore potrebbe finire, l'attrazione venire meno, la noia prende il sopravvento. C'è molta aridità nell'aria, noia, abbandono e scoraggiamento potrebbero sovrabbondare. Un messaggio particolarmente importante vi sta per arrivare. Attenti ai social network. Prima di dare amicizia a qualcuno accertatevi che sia onesto, affidabile e soprattutto realmente quello che dice di essere. Sarai impegnato in una nuova conquista e tutto ciò che ti circonda perderà di importanza. Occasioni speciali oggi dovute a una grande energia che i pianeti vi infondono. Cercate di approfittarne e di cogliere quante più occasioni possibili. Attenti a un amico dei pesci o della bilancia, oggi potrebbe tirarvi un brutto scherzo, anche se innocente. Non tutto ciò che viene dal passato ci deve rattristare. A volte i momenti belli passati ci aiutano ad attraversare il presente. Siate oracoli di voi stessi. Oggi potreste avere doti particolari di intuizione che vi daranno le risposte che avete per tanto tempo cercato. Inciampate sempre negli stessi errori. Non state con il fiato sul collo di una persona che è molto più distante di ciò che pensate. Non portate da soli il peso di qualche piccola disavventura che vi è capitata di recente. Cercate un amico affidato con il quale parlare e mettetevi sereni. Usate al meglio le vostre qualità e cercate di fare delle vostre virtù il pregio che vi distingue. Un vecchio amico torna a farsi vivo. Bene i rapporti con i colleghi. In serata cercate di organizzare qualche incontro tra amici curando di non invitare chi vi spesso vi irrita o vi contraddice. Qualche responsabilità in più non potrebbe farvi che bene, oltre a potervi apportare enormi vantaggi, sia per voi che per la vostra famiglia. Desiderio di ritiri silenziosi, senza farsi coinvolgere in battaglie poco sentite, ma anche capacità di risposte convincenti e vincenti, grazie alla buona posizione dei pianeti rapidi. Il vostro fascino raggiungerà livelli elevatissimi e potrete approfittarne per conquistare le prede più ambite. In amore sarete seducenti come non mai e potrete lanciarvi alla conquista del cuore di chi vi interessa. Progetto dei moti planetari moderatamente positivo. Da Plutone, Nettuno, Giove e Mercurio, per finire con la Luna oggi ospitata nel vostro segno del Cancro. Restano Urano, Saturno, Marte e Venere a contrastarvi, ma solo per mettere un po' di sale e di pepe alla vostra esistenza. Certo, esistono i due pianeti di cui non conosciamo ancora le orbite che potrebbero variare il pronostico e fare ulteriori differenze, ma il quadro per voi si presenta come sponsorizzato dalle maggiori forze celesti. Siete improvvisamente colti da una sensazione di libertà. Evitate di prendere decisioni importanti oggi. Avete un senso di serenità e di calma, che vi permetterà di ricaricare le batterie. Ne avrete bisogno, quindi vi è permesso portare delle novità nella famiglia. Potrebbe essere l'idea più giusta per voi e per ridarvi quel tocco in più che vi manca. Continuare ad essere distanti e distaccati invece, non farà altro che peggiorare i vostri rapporti. Insomma, se il vostro umore è alto, approfittatene per ristabilire un contatto, per fare qualcosa insieme, per dare un tocco di magia a quello che sembra spento e monotono. Funzione da protagonisti con la Luna nel segno, per giunta grande amica di Giove, Nettuno e Mercurio, tutti quanti in Pesci, segno d'acqua in trigono al vostro. E come festeggiare meglio la giornata mondiale dell'acqua che oggi vi ritrovate anche nell'oroscopo? Attenti a non sciuparla abusandone. Pensate alle popolazioni che non ne hanno affatto e devono camminare per chilometri per procurarsene almeno un secchio. A blindarvi un po' Saturno imbronciato in quadratura nel segno dell'acquario,
che già ospita Venere e Marte, ecco il solito vizio di trattenere i sentimenti nel cuore. Lasciateli fluire, il mondo ha bisogno d'amore. E anche voi, amore ed Eros, profondità di pensiero ed emozioni intense, creatività feconda, il leitmotiv della giornata, amate il partner, i figli, la natura, il mondo intero, dal quale traete ispirazioni meravigliose. Cari Scorpione, in amore c'è ancora un po' di agitazione, dovrete cercare di non desiderare due persone contemporaneamente, lasciatevi alle spalle un rapporto ossessivo, malato. Per quanto riguarda il lavoro, prestate attenzione ai soldi, Giove è con voi, guardatevi attorno e datevi da fare. Rimboccatevi le maniche. Avete proprio bisogno di un attimo di pausa e così ritroverete una forma smagliante che vi consentirà di fare follie per il vostro amato. L'energia a volte va ricaricata, soprattutto ora, tenetelo a mente. Non è vero che lo Scorpione è tutto dedito al sesso e all'eros. La dolcezza e la tenerezza sono il suo pane quotidiano. Lo dimostrate oggi con la vostra partner o il compagno che avete scelto di avere accanto. Uno splendido Nettuno nel segno super romantico dei Pesci vi dona un senso di partecipazione lirica nella dimensione amorosa, specie se siete della seconda decade. I nati della terza decade vivono momenti indimenticabili, specie se da poco hanno cominciato una storia. Lavoro e denaro, se gli altri vi lasciassero in pace invece di provocarvi di continuo oggi portereste a galla la vostra parte migliore. Le riflessioni del filosofo che alberga in voi e l'espressione dell'artista che aspetta solo l'input della creatività per mettersi all'opera. Spettacolo serale che vi farà riflettere, per questo l'hanno inventato gli antichi, identificandosi con le vicende dei protagonisti si scatenano il pianto o il riso, si liberano le emozioni e si scoprono spunti di riflessione che vale la pena di prendere subito in considerazione. Ci sarà una svolta, in primis nel vostro modo di approcciare le cose e questo aprirà le porte a fantastiche nuove opportunità per la vostra carriera. Le stelle si allineano e vi sorridono. Sta per iniziare un nuovo corso. Date un contributo prezioso alla crescita della vostra azienda. I capi non possono fare a meno di stupirsi e congratularsi con voi, promettendovi di ripagarvi a dovere. Solo i nati in ottobre devono aver pazienza se alcuni superiori li tengono un po' sotto pressione oggi. Benessere. Gli stati infiammatori che lamentate si curano con l'acqua e con la terra, vale a dire con bagni medicamentosi, tisane e impacchi di argilla. Se la materia vi appassiona seguite un corso di erboristeria oppure documentatevi acquistando dei libri, leggendo manuali e articoli, oltretutto è stagione e le piantine medicinali e alimentari cominciano a far capolino tra i prati. Lo yoga è un esercizio ideale per rafforzare l'intero corpo, per tonificare i muscoli e per mantenere la flessibilità. Una pratica regolare di yoga può farti risparmiare tempo e denaro in futuro e supportare notevolmente il tuo benessere quotidiano. Misure preventive come questa sono una necessità, non un lusso. Per lei, voglia di pancione, ma come dirlo a lui che già si dibatte con la crisi finanziaria? Se poi ci aggiungete anche te tensioni belliche nel mondo, comprendete da voi stesse la vostra temerarietà. Abbiate pazienza, è la vostra scommessa per un futuro migliore. Per lui, da quando siete diventati padri vedete la realtà con altri occhi, sentendovi partecipi dei progressi dei vostri figli e chiamati direttamente in causa per la minima decisione. Colore delle emozioni, ottanio. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 7. Finanze, 7. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.